la parte quasi assurda di Industria 4.0 è che l'investimento in macchinari, in attrezzature, in tecnologie è quasi secondario. Per noi tutto il programma di investimento Industria 4.0 non è stato semplicemente un investimento in macchinari e in attrezzature. È stato un percorso. Questo percorso ci dovrebbe portare poi a chiudere il cerchio ed avere la possibilità di controllare alcuni parametri di questi macchinari direttamente da parte degli operatori che non solo ci lavorano, ma anche da quelli che, per esempio, misurano i pezzi durante la produzione stessa, oppure da parte di coloro che si stanno preparando per spedirli. Abbiamo provato a sostituire i macchinari perché potessero innestarsi in un sistema produttivo di concezione totalmente nuova, da un salto culturale che vede il processo produttivo come parte di un sistema, di un ecosistema, se vogliamo, all'interno del quale l'azienda, il fornitore, è parte di una reale catena di fornitura che parte dalle esigenze del cliente finale e arriva fino ai produttori più semplici, come possiamo essere noi. La vera difficoltà sta nel mescolare le esigenze di un'azienda che tutto sommato è un'azienda con basi semplici, che produce dei componenti che finiscono in insiemi sempre più complicati. Teniamo anche in considerazione che l'evoluzione del mercato automotive sta portando verso motorizzazioni sempre più complesse, verso l'ibrido, verso l'elettrico. Ebbene, stanno subendo questa trasformazione, questa mutazione, anche componenti assolutamente storici, ecco, per l'industria dell'auto, come per esempio le ruote, i mozziruota, i freni e così via.